Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, video prepartita di Milan Udinese che si giocherà oggi alle 18:45. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video qui sotto più o meno. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il link del sito ufficiale di Milan Inside, www.milaninside.com. Un sito meraviglioso, bellissimo, sempre aggiornato, sempre online per le ultime notizie. Allora, ragazzi, Milan-Udinese, partita importante, prima partita di una serie di tre che daranno una prima impronta importante sul proseguo della stagione perché affronteremo Udinese, poi l'Inter in Coppa Italia per l'andata delle semifinali. E poi il Napoli, una partita che contro un avversario che ultimamente non ci ha dato, non ci ha reso la vita semplice, ci ha dato parecchio filo da torcere. Si vedano le ultime due partite, due pareggi per 1-1. Quello dell'andata con il gol all'ultimo secondo di Ibra, quello dell'anno scorso con pareggio all'ultimo secondo di Kessié sul rigore. Una partita che il Milan come si prepara a giocarla, il mister come l'ha preparata, con il solito modulo 4-2-3-1, con Maignan in porta, con difesa a 4, schieramento a 4 con Calabria a destra, Tomori e Romagnoli centrali ed Hernandez a sinistra. Occhio a Romagnoli ed Hernandez che sono diffidati. A centrocampo, causa squalifica di Bennacer, ci saranno Tonali e il rientro dal primo minuto di Kessié. Sulla tre quarti nulla di invariato. Anche se qui c'è l'unico ballottaggio, quello solito, Consono a destra, tra Messias e Selemakers, il quale però dovrebbe vedere spuntare titolare il brasiliano Junior Messias a destra, centralmente il terzo diffidato Brahim Diaz, a sinistra Rafa Leão, punta centrale Giroud, con Rebic pronto a subentrare. Mancherà, come già detto, Bennacer. In panchina ci saranno i vari Krunic, Castillejo, con l'Udinese che invece si schiererà con il solito 3-5-2, Silvestri in porta, Becao, Pablo Mari e Neuen Perez, i tre difensori, centrocampo a 5 con Molina a destra, Udogi a sinistra, Aslan, Wallace e Makengo sono i tre centrocampisti centrali, in avanti Deulofeu Beto. Non una partita semplice, dicevo, perché comunque sia l'Udinese è una squadra arcigna, è una squadra tosta, è una squadra compatta, che è vero. Al momento occupa il 16° posto in classifica, però altrettanto vero che ha due partite da recuperare. Potenzialmente potrebbe scalare circa 3-4 posizioni. Ed è una squadra che comunque sì, ha qualche buona individualità, tipo Molina, tipo Deulofeu, tipo Beto. C'è il sempre. Non voglio fare l'uccello del malaugurio, però c'è sempre Profilico contro il Milan, Becao. Insomma, una partita tosta che però il Milan non deve sbagliare, non deve sbagliare per dare una dimostrazione, di non soffrire
di non aver più paura, di saper affrontare le partite contro le medio-piccole, che sono quelle che l'hanno messo in maggiore difficoltà quest'anno, come scritto nell'editoriale di ieri. Ed è una partita che giocando noi per primi potrebbe mettere un po' di pressione. Subito dopo giocherà l'Inter a Genova. Però poi ci sarà domenica il Napoli a Roma contro la Lazio. Potrebbe essere utile anche per mettere un po' di pressione, per sperare, per tentare di guadagnare qualche punto. Ormai ogni punto guadagnato o perso a questo punto del campionato comincia a essere, non voglio dire fondamentale, però sicuramente ha una sua importanza. Come detto ieri da Mister Pioli in conferenza stampa, ormai ogni partita è importante, ogni turno di campionato è importante ed è chiaro che poi la partita che Milan dovrà affrontare contro il Napoli la prossima giornata sarà molto indicativa. Attendiamo sempre che l'Inter recuperi la partita contro il Bologna, perché una volta insomma che verrà giocata quella partita avremo il quadro completo della situazione e ragionare su quello è totalmente diverso dal continuare a parlare, a ragionare, a discutere di una situazione parziale con ma l'Inter deve ancora recuperare, da vedere che cosa fa l'Inter, bim bim bum bua. Occhio ai diffidati, che sono Romagnoli, Hernandez e Diaz. Ho questo raggio di sole che mi illumina tipo, non lo so, sembra ha un non so che di religioso. Occhio ai tre diffidati, perché insomma, non contare su uno di questi o su due di questi per la partita contro il Napoli, insomma, sarebbero. In ogni caso sarebbero delle assenze importanti. Però al momento concentriamoci alla partita di oggi, 18:45 a San Siro in casa, ci saranno circa 50.000 persone e puntiamo a vincere per non avere rimpianti. Vuoi salutare Eppi? Vuoi salutare tutti quelli che ci seguono di Milan Inside? E saluta, dai. Fai con la zampetta. Saluta. Saluto anche da Happy, la mascotte di Milan Inside. Questo è quanto, ragazzi. Io vi ringrazio, vi saluto, vi saluta anche Happy. Ricordatevi gentilmente il like al video, iscrizione, condivisione, commenti, commentate secondo voi le scelte di formazioni se sono idonee, se preferite qualcun altro. Attivate la campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il sito. E rimanete aggiornati sui canali Milan Inside per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi e sempre Forza Milan!